Diamo il benvenuto al Cairo Film Festival ad Arono Celeprin. Tu porti un'opera, o meglio un documentario, dal titolo Asessualità. Intanto ti ringrazio per aver partecipato al Cairo Film Festival e ti chiedo anche quali sono state le tue prime impressioni. Grazie a voi per avermi fatto essere qui. È molto bello per me perché è il mio primo film festival, quindi c'è molta emozione. Ti vedo. Cosa posso chiederti? Ti chiedo intanto di che cosa parla il tuo documentario. Il mio documentario parla di asessualità, come dice il titolo, che è un orientamento sessuale che fa parte della comunità LGBTQIA+, su cui però c'è molta disinformazione e poca informazione in generale. Quindi ho unito un po' il mio percorso artistico, comunque ho studiato cinema, a quello di attivismo, perché sono anche attivista per la comunità LGBTQIA+. E quindi ho voluto fare questo documentario anche per aiutare la comunità sessuale, di cui anche faccio parte, a condividere le informazioni, dato che spesso appunto c'è molta disinformazione che porta anche a volte a discriminazione. Tu di questa opera hai seguito sia la regia che la scrittura. Qual è stata la parte più difficile? Cioè, cos'è che è stato più difficile per te da realizzare? È stato difficile, secondo me, più prendere confidenza con le persone, far sì che si aprissero completamente con me e davanti alla telecamera. C'è voluto un po' prima che si sciogliessero magari, eccetera, e poi avevo un sacco di materiale, di conseguenza un sacco di girato da ridurre drasticamente alla fine. Cioè praticamente tutta la parte iniziale di, come dire, riscaldamento, sciogliamo il ghiaccio, doveva essere buttata necessariamente per avere un racconto molto più intimo e personale. E invece una parte più divertente? La parte divertente è stata comunque girare in giro per l'Italia e quindi visitare vari posti, conoscere persone da diverse parti dell'Italia. Senti, io ti ringrazio per aver partecipato a questa breve intervista e ti faccio un grosso in bocca al lupo. Grazie mille. Grazie.